Questa storia nasce da un fatto vero accaduto alla mia famiglia nel 1976. Mio padre subì un attentato sotto casa e si salvò per miracolo. Scrivere del proprio padre è un percorso molto doloroso. Non era mia intenzione fin dall'inizio fare un film su una vicenda privata, ma a un certo punto ho capito che forse c'era un'opportunità per raccontare una storia universale. Parlo dell'amore per il padre, della formazione, dell'amicizia, quindi di fatto la cosa più difficile è stata quella di provare a scrivere quella che per certi versi è proprio una lettera alla mia famiglia e a mio padre, e a un certo punto cambiare le parole che da private dovevano diventare universali. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio è un eroe. Io sono Chris, sono un amico di Valerio. Non mi importa chi sei. Oggi amici per sempre. You can blame me. C'ho bisogno della famiglia, non dello psicologo. Non ce l'ho mai avuto un amico come te. Perché non me lo dici? Che cosa? Che hai paura.